Bentornati e ben ritrovati! Oggi siamo qui per cucinare un bel timballo alla napoletana. Non sapete cos'è? Ebbè, oggi vi ho messo qui una bella foto del timballo, ce l'abbiamo qui, eccolo qua, guarda qua se è bello! Un bel timballo alla napoletana! In teoria dovrebbe essere così, in teoria, ma noi oggi lo facciamo così? Non lo so, perché non l'ho mai fatto, non l'ho mai fatto. Non ho mai visto nemmeno il procedimento perché dopo un po' mi stavo annoiando per leggere, per vedere il procedimento e quindi ho visto una ricetta scritta. C'ho tutto quanto il procedimento scritto qui e di qua. Ho scritto tutto quanto il procedimento, me lo sono letto. Quindi oggi proviamo a fare un timballo alla napoletana con la guida scritta. Quindi in teoria la foto dovrebbe uscire fuori così, in teoria. Non è molto difficile farlo, però bisogna saperlo fare perché comunque c'è sempre, insomma, bisogna essere esperti. Poi il bello della cucina italiana è che ci sono una marea di ricette dal nord a sud, una marea di ricette ci stanno. Allora, vi lascio qui gli ingredienti se volete ripeterlo a casa. Questi qui sono gli ingredienti che farò oggi, precisi. Ok, il procedimento invece è molto semplice, ma anche abbastanza difficile. Grazie mille Tommy Gamer dei 31 mesi di resub. Grazie mille, bellissimo. Se qualcuno in chat mi vuol dare una mano con dei suggerimenti, se qualcuno è di Napoli, se qualcuno magari è della Campania che sa come si fa un timballo al napoletano di Maccoreoni, ben accetti i consigli sono sempre ben accetti. O me li scrivete sui commenti o me li scrivete in chat, dove vi pare. L'importante, ragazzi, è che mi aiutate perché io non l'ho mai fatto in vita mia. Iniziamo col ragù, vai. Per il ragù ci vuole cipolla e aglio, quindi oggi niente sedano e carota. Poi vabbè, ognuno lo fa a modo suo, ognuno ha i suoi modi di fare il ragù. Eccolo là. Ho fatto il danno? No. Ok. Ognuno c'ha il modo suo di fare le cose. Ognuno c'ha il modo suo. Ragazzi, io preferisco farlo così. Preferisco seguire la ricetta. Anche perché il sedano non trovo. Dove cazzo sta? Dove Madonna? Ma oh! Ma non trovo. Ah, eccolo. Lo spero qui. Ecco. Piccolo, si era nascosto. Perfetto. Non trovavo lo spelucchino. Iniziamo a tagliare la cipolla. La cipolla, ragazzi, taglio il solito culo. Il culo e la punta. Il taglio della cipolla. Bella precisa qua. Ale. Guarda qua. Bello. Mi piace poi. Ok. Gli levo la scorza qui. Poi intorno. Se ne va. Meraviglia. Tanto sono sicuro che succederà qualcosa di particolare. Sono sicuro. Perché ogni volta che cucino, sia se cucino da solo, se cucino in live o cucino offline, succede sempre qualcosa di strano. Sempre qualcosa di strano succede. Io non lo so. O me brucio, o esce male la ricetta, o mi faccio male, o mi taglio. Qualcosa succede, sicuro. Succede sempre. Eccola là. Allora, mi taglio la parte di sotto. Eccola, questa è nera. Se la cipolla è nera, significa che è buona? O la butto via? No, è un po' nera, guarda un po'. È un po' nera, vabbè, non metta fuoco. Poi! La fai ridere un sacco a mamma. Ah sì? La voglia. Oh. Allora, ciao mamma. Qua dentro ci sta un organo di una vita particolare. Ma poi è tipo, è morbida. No, no, qua ci sta. Dio. Dio. Oddio, che schifo! Ma che è? Ma che è?
Ma mi sa che è da buttare via questa, eh? Mi sa che questa è da buttare via. Questa mi sa che è da buttare via, ragazzi. Non lo so, eh? La butto via? Non lo so, è tipo una cipolla che è stata un po' sbattuta, mi sa che ha preso un po' di botte. Vabbè, gli do una lavata. In teoria, dai, gli levo il nero. Se gli levo il nero viene fuori una meraviglia, in teoria. Eccola. Guarda qua, guarda. Guarda qua. No, no, gli ho levato la parte viscida. Vabbè, ce n'è un'altra di cipolla. Che succede se ci metto una cipolla in più? Ma che gli fa? Ma non succede niente, dai, ci metto una mezza cipolla intera. Non fa niente. E paura, Dio santissimo. Grazie, Valerie. Allora, guarda qua. Cristian Santinacci, 20 euro! 20 euro di donazione, grazie mille, Cristian. Cazzo, non è partito l'alert. Grazie mille pure Donato. Oh, oggi funzionano gli alert, incredibile. Di solito non funzionano mai. Tu pensa. Oggi funzionano gli alert, precisi. Allora, iniziamo. Taglia sto coltello. Boh, abbastanza, dai. Ho comprato un attrezzo adesso che mi dovrebbe arrivare tra un paio di... Mi dovrebbe arrivare tra un paio di giorni. Allora, mi dovrebbe arrivare tra un paio di giorni un attrezzo che serve per tritare la cipolla, che te la trita in automatico. Sarà una cazzata, secondo voi? Non lo so. Ah, va a pile, nemmeno con la corrente, con le pile. Praticamente è un cesto, metti dentro e c'è sta una specie di cosa che va giù a ghigliottina, poi gira e va giù a ghigliottina, rigira, ta 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 ta, e trita. Secondo me è una cazzata, però... Vediamo un po'. Io l'ho comprato, vediamo. Su Temu. Cioè, non ho pagato niente. Dovrebbe essere una futura sponsor. Vediamo. Devo farci un video. Temu. Anche se non ho capito che roba è Temu, però dovrebbe essere un sito. Non ci vedo più. Oddio. Mamma mia! Ma che roba è? Oddio. Vabbè, comunque. Non ho capito che roba sia Temu, c'era un sito simile che però era un sito scam. Io prima di fare sponsor mi informo. In teoria Temu dovrebbe essere un sito fatto bene, ecco, un sito fatto bene dovrebbe essere. Quindi ho accettato, quindi via. No, ma ci stanno un sacco di cose interessanti in particolare su Temu. Quindi io ho detto sì, dai, ho accettato. Mi sembrava una roba abbastanza. Oddio santo. Grazie. Devo impregare un po', eh. Metti il VOD libero. Allora, su YouTube, se tu vai su Matteo KS Live, c'è il VOD libero per tutti. Il VOD libero per tutti. Invece su Twitch è solo per abbonati, ecco. Non ce la faccio, scusate, ma mi viene da piangere. Non sto piangendo perché mi ha lasciato la ragazza, assolutamente. Non sono fidanzato da un anno che non soffro per le donne, un anno sarà. Però...
sta cipolla è micidiale. Oddio. Allora, qua. Ai, che dolore. Qua ci va gli occhiali belli precisi qua. Con questi, raga, non piangi più per almeno 30 anni. Vai. Te puoi mettere pure qua attaccato così, te ci puoi mettere pure attaccato qua la cipolla, così. Attaccato qua, te ci puoi pure fare un bagno, così. Niente! Non lacrimi manco un minimo. Niente, non senti niente, non senti. Occhiali antipianto. Potrebbe essere un'idea per avviare un'attività. Occhiali antipianto. Ah, belli precisi. Li metto in vendita e ci faccio i milioni. Ci faccio i milioni. Enrico va più veloce, eh. Io vado piano perché una volta ci sono arrivato. Ci sono arrivato vicino, grazie. Ci sono arrivato vicino. Ah. Madonna, mi sa che ho esagerato con la cipolla, eh? L'ho fatta parecchia. Doveva essere mezza cipolla, ma queste sono due cipolle intere. Vabbè, ragazzi, ma anche se esce fuori un pochetto più a pezzettoni, fa niente? Ma che gli fa? Ma io non credo che. Ma io non credo che sia un problema enorme. Dai, basta che se magna, no? Precise. Uno ride e scherza, però gli occhialetti funzionano, eh? Ahoia. Funzionano veramente, cazzo. Allora, grazie mille delle donazioni, grazie Weirdo, grazie mille Marco Manson, delle rose, dello sushi là, mi hanno donato, mi hanno fatto tutto. Ci vorrebbe Enrico con le mani d'amianto, na Madonna! A voglia, altro che Enrico! Grazie mille, Frezza Official! Ciao bello, grazie mille Oscarigno! 27 mesi di resub! Domani ho delle consegne, non ti tengo sotto come rinforzo, ti voglio bene! Grande, allora auguri, auguri per tutto, allora! Auguri, grazie mille anche a Mr. Mars. Vabbè, Mister, grazie mille, Mister, dei 6 mesi di resub! Allora, no, perché c'è un nome stranissimo. Mister Mash, non so manco legge. Sono ignorante come una merda. Grazie. Allora, prendiamo una cazzeruola e via. Una bella padella. Ci mettiamo un filo di olio. Una meraviglia diventa. Qua, l'olio dell'Amberjack. Questo è l'olio, quello fatto a casa. L'olio che mi ha regalato il fan Lumberjack ogni volta che viene qua mi porta sempre una bottiglia di olio buona. Mi piace. Mi piace, voglio. Allora qua ci mettiamo un po' di olio, bello preciso, un po' di più. E questo il sugo vuole l'olio. Metto la cipolla dentro. Oh. Su TikTok non sentite lo scrivolio, vero? Non sentite, giusto? Sto pensando a un modo per farvi sentire il cibo. Allora, andiamo a rotolare la cipolla come al solito. Ah, voi la sentite? La sentite, ma non è come piace a me, mi sa. Voi la sen non sentite, mi sa, come dico io. Allora. Meno tozzo non mi piace, quindi è meglio fare cose fatte bene.
meglio fa le cose fatte bene. Dove lo posso cangiare qua? Però dopo si vede in camera. Vabbè, spero che si sente più o meno, dai. Spero che si sente. Si sentiva pure prima, credo, però vabbè, così penso sia un po' meglio, credo. Perfetto. Portacela, chi è che dicono in chat? Invidi Giorgione? Ma è impossibile, ragazzi. Giorgione c'ha un programma televisivo, c'ha le esclusive televisive, c'ha il ristorante, ma come fa? Impossibile. Anche Benedetta Rossi l'ho invitata, ma è difficile. Non può. C'ha dei contratti, delle robe. Complicato. È veramente difficile. Allora, Enrico ci metterebbe tutto quanto l'aglio con tutta quanta la camicia. L'aglio in camicia, tritato e via. Io glielo levo perché... Anzi, sai che c'è? Enrico, lo faccio per te. Qua. Lo taglio per bene. Il pepe non ci va, vero? Non l'ho letto, solo... No. Vai. Una piccola tritata. Tanto questo serve solo per dargli un po' di sapore preciso. Qua, ale, buono cazzo. Va un po'. Lo metto di qua, così. No, 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 Dio santo, non è! Ma io non lo so. Ma io non lo so, ma veramente, dai. Ma come si fa a essere così scemi? Ah, prova! Si sente? Prova, prova! Si sente? L'importante è che si sente, poi vabbè. Sti cazzi. Allora, andiamo avanti. Ok, abbiamo messo una bella cipolletta a rosolare qui dentro. A rosolare non è proprio... La cipolla non deve essere proprio rosolata al massimo. Però va bene pure se è tipo un po' dorata, anche un po' poco, ecco. Non deve essere proprio tanto... Tanto, diciamo, marrone di un certo colore. Ok, abbiamo la piccola sponsor qui, vabbè, uguale. Perfetto. Comunque, la leggetta è lunga, una cosa è già successa, vabbè, quello che è, ragazzi. Allora, poi, la ricetta cantava che bisognava mettere la, no, il coso, i fegatini e il cuore tritati, quindi li devo tirare fuori, gli devo dare una piccola tritata. L'unica cosa che ho scoperto da Enrico... È che questi cosi qua, macchiano il, come si chiama? Il tagliere? No, che lo macchia, però lo impregna di una puzza de... che non va più via. Quindi sarebbe meglio usare qualcos'altro, metterci sopra. Tipo, non lo so. Perché dopo il legno si impregna di sangue, puzza di sangue, non va bene.
No, la ricetta dice questo, poi non so se si fa con lì o meno. Sai che ti dico? Li metto su un piatto. Che schifo. Che schifo. Ma per fortuna che non ci stanno lì i testicoli! Se ci stavano lì i testicoli era un problema! Mamma mia madre! No, 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 io sta roba non la tocco neanche con... No, no! No, 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 no! No! È finito i guanti! Sono finiti i guanti. Porca troia. None, none. Vabbè, come l'antichi. No, no, a me sta roba mi fa senso, ragazzi, è viscida. Sta roba mi fa senso. Bello. Parte che non si taglia. Henry! Henry, aiutami tu, Henry! Niente. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Ma qua sta andando. Vabbè. Senti, sai che ti dico? Sti cazzi. Un saluto a Maria Sofia. Ciao Maria Sofia. Ciao Maria Sofia, come stai? Tutto bene? Ciao Maria Sofia, la vedi queste? Ah, mamma mia. Questi sono cuori di pollo e fegatini e fegato. Fegatini e cuori di pollo. Questi, porca miseria, questi me li mangio tutti, me li mangio. Me li mangio, me li scofano tutti, me li mangio. Alla faccia tua. Altro che no, ma sta roba fa senso, eh. Sta roba fa. Ancora non ho annusato. Per fortuna che c'ho il raffreddore. Sono qua. Via. Mamma mia, ma che roba, ma che roba, ma che roba, mamma mia, sì, adesso lo pulisco. Poi, la salsiccia, questa mi piace la salsiccia, ah, questa proprio, mamma mia madre. Allora, mi ricorda una cosa che non posso dire su TikTok, non la posso dire, mi sembrano, aspetta che mi muto su TikTok, arrivo subito, arrivo, mi muto perché, non posso dirlo, scusate.
Mi sembrano le ragadi che scappava fuori dal culo dell'ex mia. Ok, ci siamo. Ok, via. Perfetti. Guarda un po' che belle. Vabbè, aia, porca puttana. E ci sono arrivato a Teiam, eh? Oggi ci sono arrivato a Teiam, eh? Vero? Vero, Matteo, ci sei arrivato a Teiate? Guarda un po'. Il sangue esce sempre in delay. Ci sei arrivato, eh? Ci sei arrivato? No. Perfetto, allora. La salsiccia la dobbiamo fare tipo tritata. Tipo un po'. Facciamo un po' tritata. Così cantava la ricetta. Poi non so se è vero o meno. Via. Dai. Perfetto. Ce l'abbiamo. Ottimo, vai, bello, bello e buono. Poi, una volta che qua sta andando una meraviglia qua, lo facciamo andare, che è una meraviglia qua sto fegatino. Corca, chi è? Grazie della rosa, grazie. Ma come non so in live? Come non è live? Ma perché dite che non è live? Per colpa vostra che avete segnalato la live, o per via delle persone che segnalano la live su TikTok, sapete che succede? Che mi mandano sempre gli avvisi che in realtà non sono io che vado in live. Ma ve pare? Mamma mia, ecco, mo si sente la puzza di... Adesso sta arrivando la puzza di fegato proprio sul naso, ma arriva, ma è una meraviglia. Wow. Guarda, guarda. Wow. Bene. Forse prima la salsiccia avrebbe fatto trovare un letto di grasso agli organi. Non lo so Gianmarco, forse sì, forse no, non lo so. Adesso la alzo un po' la fiamma, sì, perché stava al minimo. L'alziamo nel frattempo che la cipolla e tutto il composto organico, insomma, si cuoce. Noi scoliamo i funghi precedentemente messi in ammollo. Funghi secchi. No! Cazzo, mi sono sbagliato. Eccola là. Mi sono sbagliato perché l'acqua non va buttata. L'acqua non va buttata, però questi vanno strizzati. Questi vanno strizzati e vanno aggiunti finemente alla ricetta. Con l'acqua nera. L'acqua nera? C'era scritto che l'acqua nera... C'era scritto che l'acqua nera non andava buttata, eh? L'acqua nera è buona non per bere, che se te la bevi... Sei un imbecille. No, l'acqua nera va messa dentro il sugo. Quindi piano piano gli sarà una bella tritata come si deve a molti funghi qua. Qua diamo una bella. Io ragazzi non sono uno chef. Non sono uno chef. Non sono un sous chef. Non sono un non sono un cazzo. Ho il diploma d'alberghiero, ma per bellezza. Ho il diploma da alberghiero, ma per bellezza. Perché in realtà diciamo che non sono bravo a niente. Non sono bravo a fare niente. Via, funghi secchi. Belli precisi e via. Allora. Bella. Mettiamo due fogliolette d'alloro, che poi queste vanno tolte, tipo.
Non so se vanno dentro qui. Enrico ci metterebbe il dado secondo voi? Ci metterebbe il dado? Ci mettiamo il dado secondo... È meglio metterci il dado? Grazie Vicky Rears! Ciao bello! 6 mesi di resub! Grazie mille, bellissimo, grazie! Grazie mura pure a Pascuz, grazie mille! Mi è andato un pezzo di fungo dentro la bocca. Grazie mille anche a Tatix! Allora, Enrico ci metterebbe pure il dado, eh? Enrico ci metterebbe il dado, però io onestamente non so se metterci il dado oppure no, non lo so. Non so se ci metto il dado. Mi dispiace rovinare una ricetta. Però il dado è un insaporitore, dice Enrico. Boh. La ricetta canta che non va il dado. Quindi finora sto facendo tutto preciso. Metterci il dado mi sa un po' di bestemmia. Quindi mi sa che... Comunque oh, sta scappando bene il sughetto, eh. Sembrava un rifiuto organico, ma invece mi sa che sto a fare una bella figura oggi, eh. Guardiamo un po' più da vicino se... Se come dico io. Ehi, guarda un po'. Com'è? Ehi, sembrava una merda, eh. Ma in realtà sta a venire fuori un po' di olio in più, forse. Io ci metterei, non lo so, eh. Sì, il sugo secondo me. Un po' d'olio ci va, eh. Un po' di olio secondo me ci va. Un po' di olio ci va, eh. Un po' di olio ci mettiamo. Olio, poi dicono pure su mancano i ceci. No, no, i ceci no. Ma che i ceci? Un po' di olio giusto per tirargli un po' di sgrassata, perché questo assorbe dopo. A voglia. Poi un po' di acqua. Un po' di acqua. Ok, questo adesso lo facciamo andare. Ah, un po' di vino ci andava. Ci mettiamo un po' di vino per... No, il vino non ci dice, però... Allora, il vino non c'è scritta sulla ricetta. Però secondo me un po' di vino ci va. Non lo so, non è carne macinata, è salsiccia però. No, meglio di no. Meglio di no. Vino rosso? Ce lo mettiamo un po' di vino? Qualcuno che è di Napoli che magari sa fare il questo qui, il timballo. Qualcuno sa se sul timballo ci va un po' di vino rosso? Io non vorrei... Non vorrei insulti. Non vorrei insulti, eh. Non lo mette, lo rovini. Ok, niente. Non ce lo metto. No, no, adesso sto seguendo oggi... Sto seguendo la ricetta come canta, bella precisa. Adesso alzo la fiamma a tutto, così almeno l'acqua si... Poi ci mettiamo l'acqua dei funghi, l'acqua nera. Allora, il tagliere devo lavare. Devo lavare subito il tagliere perché... Sennò dopo mi puzza la vita questo. Ah, che schifo, sento ancora... Mamma mia. Ok. Allora, vedete l'aceto? Un cucchiaio di piccante vendi... No, no. Ma nemmeno per 200 sub. No, no, io voglio star bene, ragazzi. Mica mi voglio prendere male. Ok, sta andando bello pesante, quindi mo lo abbassiamo. Ma che è bruciato? No, no, che è bruciato? No, 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 tutto bene. Allora, ci mettiamo il sugo di pomodoro. Anzi, l'acqua nera. Mettiamo l'acqua nera. Cioè, sì, questa ci va tutta l'acqua. Ci metto tutta l'acqua nera. E poi ci mettiamo pure sale. Importante. Questo ce ne va il sale, eh. Uno.
Due. Via. Oh, sei persone, un sugo, una pendola intera, ci va il sale, ci va, ci va, ci va, ci va. Andava filtrata. Dite che è cancerogena? Scusatemi, io la ricetta ce l'ho scritta qua, no? Non gettate l'acqua in cui avete fatto rinvenire i funghi. Una volta filtrata può... Porco la filtro io. Non fatelo a casa, eh. Non fatelo a casa. Uno, due e tre. Qua. Io ho una bella lavata con l'acqua. E via, lascio acqua. Una bella lavata qua. E no, ragazzi, se dite che è cancerogena, io questa io col cazzo che me la magno. Qua, dale. Allora, ci rimettiamo un po' di olio. Dai. Vabbè, questo passaggio non lo fate a casa, mi raccomando. Allora, l'acqua per filtrarla. L'acqua filtrata e... Come si filtra l'acqua? Come si filtra? Con canovaccio? Hai tolto il sapore? Beh, oddio. Ce l'ho ancora qua l'acqua, volendo. No, no. Ci ho tolto la terra, altro che. Via, via. Ma no, è buona, è buona. Tu fidati di me, è buona, tutto buono. Il sapore ci sta ancora, ci sta. Vabbè. Mal che vada su YouTube, se devi vedere la ricetta finale, mica lo sapore, ma lo sapore, te pare che... Ma chi lo guarda lo sapore? Allora. Ok. Ghiaccio tesorata, che paura. Qua. Devo stare attento a non scolare i mobili perché sono appena stati pitturati. Allora, bella. Fammi un po' provare.
Mamma mia, porca Eva! Ma che è? Allora, il dado risolve tutto. Te lo dico io. Guardato. Ah, c'ho questo qua aperto. Non so da quanto tempo, però c'ho questo aperto, via. Il dado è un insaporitore, come dice Enrico. Il dado insaporisce. Via. Non ce lo volevo mettere, però. Allora, qua. Eh no, è vero, la terra ci sta, guarda qua. È pieno la terra, cazzo. Una volta filtrata, quindi la filtriamo per bene, la filtriamo. Sta qua. Allora. Questa qui, per filtrarla l'acqua, prendiamo un canovaccio. È un po' zozzo. È un po' sporco, però non fa niente. No? Ah sì, adesso ci posso mettere pure un po' di vino, dai, così almeno se... Dai, col vino, secondo me, ragazzi, esce fuori che è una meraviglia, col vino. Dai, ci posso mettere un po' di vino rosso. Certo, a casa mia il vino, ragazzi, lo uso solo per cucinare, perché io non bevo. Però c'è un po' di vino buono, di quello dell'Eurospin, Trebbiano del Rubicone, che non è male. Trebbiano. Allora. Vai. Ok. Qua. Cazzo, non basta? Grazie Alex TV, grazie mille della sub, grazie Luca, grazie Marco Cech, grazie Vicky Reals, grazie mille Pascuz, grazie mille Tatix. Ok. Ok, l'ho filtrata. Adesso è buona? È buona l'acqua? È buona o non è buona? Happy ending con la tovaglia. Happy ending con la tovaglia. Una meraviglia! È buona? Purissima! Vai! Allora, Rubicone. Trebbiano del Rubicone Sangiovese IGT. IGT sta per indicazione geografica pendacca. Bello! Ma è buono? Porco diavolo! È buono per usarlo come colluttorio. Come colluttorio è buono. Oh! Oh! Scaduto! Dio padre! Ma è scaduto! Vabbè, ma è buono. Ah, è preferibilmente, ma se io preferisco consumarlo un anno dopo, qual è il problema? Dai, è buono. Via, io. Acido, mamma mia, com'è acido.
Ok, abbiamo ripreso il sapore del sughetto, l'abbiamo ripreso. Qua facciamo andare a tutto, così almeno... Ma una meraviglia! Qual è la mia salsa preferita? Barbecue. Mi piace il sapore della barbecue, ma pure la maionese. La maionese... Maionese e barbecue. Ketchup un po' di meno. La maionese... No, la maionese mi piace. Il ketchup... Boh. C'è un sapore... La maionese mi piace tanto. Chi è? La troia, che paura! Io! Una bella saltata? Ok. Movimenti molto sensuali. Ci mettiamo un po' di pomodoro. Pomodoro. Buono questo, pomodoro muti. Pomodoro muti. E che fai, lo butti? No, te lo mangi. Vai. Come sgrizza. Perfetto. E ok, facciamo andare un pochino più. Allora, abbiamo filtrato l'acqua. Allora, l'acqua è filtrata adesso, giusto? Ce la posso mettere dentro? O mi sento male? Sei di Foligno? Delle Marche. Di Fermo, scusami. Di nuovo, dite? Di nuovo filtrata. La devo filtrare di nuovo. Ok. Allora. Filtrata di nuovo. Non c'è nessuna traccia di niente, via. Dai, adesso è buona. Non mi potete dire che fa schifo. Il sugo sta venendo il vomito. Ma che vomito? Ma buono, eh! Ma che dici, vomito? Quanti di voi vorrebbero venire ad assaggiare il sugo HS oggi? Deve venire fuori così, eh? Qua la mutti costa, non so quanto costa, ragazzi. Io quando faccio spesa per le live, boh, vado al supermercato, piglio, non è che sto a guardare quando faccio spesa per me, ma per quando faccio la spesa per le live non è che sto a guardare i prezzi, i centesimi. Allora, comunque, dove sta il vecchio? Lo vecchio lo dice a tuo nonno o a tuo padre. Il vecchio si chiama Enrico e non è vecchio, è più giovane di te, fidati. Allora, porta rispetto, cafone. Comunque, grazie mille Nicolas, 25 mesi di resub, grazie mille, bellissimo. Grazie mille pure ad AlexTV05, grazie mille. Grazie mille Luca840, 34 mesi di resub. E MarcoJack96, 11 mesi di resub, grazie mille, bellissimo, grazie. Allora, ma l'alloro potevi farlo rimanere? Ci sta! C'è...
Vabbè, io non ho lavata. Ci sta, ci sta. Vedi? Comunque, è l'acqua per la pasta. Devo mettere l'acqua per la pasta. Sto coltello ha commesso un omicidio, ma sa. Mamma mia. Allora. Come lo lavo il tagliere per non farlo puzzare? Ci metto. Che ci metto per non farlo puzzare il tagliere? No, non la faccio. La differenziata qui nello studio non la faccio. A casa la faccio, ma qua nello studio no. Ma è poca roba, ragazzi, non è. Allora. La candeggina, l'aceto ce l'ho, l'aceto ce l'ho, l'aceto ce l'ho e l'aceto ce l'ho, eccolo, aceto, aceto. Ok, gli diamo una bella strofinata con lo ferretto. Mamma mia come puzza di aceto. Allora, via. Mamma mia come puzza. Ok. Bello. Lara? Allora, doveva venire Lara, però mi ha detto che ci ho avuto dei problemi. Ragazzi, io ho aspettato. Lei mi ha scritto che voleva fare una live, voleva fare qualcosa, ma non mi ha fatto sapere più niente dopo. Ma sei un mafioso? Sì. Sì. Sono un mafioso, ho un'attività illegale di donne. Ecco, non posso dirla su TikTok. Su GTA però, su GTA, su GTA, su GTA, sul gioco. Ho un nightclub e vabbè, meglio andare avanti. Meglio andare avanti. Allora, grazie mille Gino Lavapiatti, ciao bello, 7 mesi di resub, grazie mille. Non posso nemmeno scherzare su TikTok, su questi argomenti, perché poco poco li tocco, poi dopo la fine. L'ultima volta avevo detto una cosa in maniera molto ironica per ridere. Mamma mia, non l'avessi mai detto. Avevo detto che vendevo delle cose, vendevo che non posso dire. Ma è per ridere. Grazie Andrea Official, grazie, grazie delle rose, grazie mille Marculen del sushi. Allora. Comunque. A parte tutto, mettiamo l'acqua per la pasta. Sì. Adesso viene la parte più bella, il montaggio. Quanta pasta ci mettiamo? Lì dice 350 grammi. Io ce ne metto un po' di più. Però sto sughetto mi piace, eh. Non è male. Io ce ne metterei un po' di più.
Sushi mi piace però, non è proprio. Oggi che si fa in serata? E dopo lo vedi, dopo lo vedi. Allora, buttagliene 4,50. Sì, infatti io ne butto un po' di più di quello che c'era scritto lì. Allora, devo dare un attimo una sistemata qui sopra, altrimenti qua diventa uno schifo, poi. Meglio di no. Allora, una bella. La mozzarella ci abbiamo qua. Mozzarella! Mozzarella, mozzarella. Porchè! Ma tu mi vuoi far pia una paralisi al magico? Allora, precisa, vabbè. Gli diamo una bella scolata alla mozzarella. Anche perché queste vanno fatte a straccetti con le mani. E va pure strizzata questa. Strizzata e fatta a straccetti, quindi la dobbiamo tipo sfilacciare, no? Com'è a straccetti? A straccetti è così, no? A straccetti dovrebbe essere. Una roba del genere qua, a straccetti. Fatta a straccetti, in teoria non mi convince. Uscirà fuori secondo voi? Ma secondo me esce fuori una cagata. Non so poi voi. Questa. Ringrazio tutti quelli che mi stanno a dare fiducia. Però mi sa che oggi. Mi sa che oggi si mangia male. Si è rotto il perno qua. Come faccio a tenerlo adesso questo? Questo non si tiene. Si è rotto il perno. Il succo di latte va tipo spremuto perché deve essere proprio secca la mozzarella, non deve essere molto liquida, quindi va proprio. Io sento che esce ancora il succo. Col forno dici? Funziona? Dai. Funziona col forno dici? Ok. No, vabbè, è uscito abbastanza latte, dai. Allora, per il timballo, in teoria, imburrare il forno. Ma come lo imburro? Con abbondante burro. Ma come lo imburro adesso? Allora, per il timballo, in teoria, bisognava usare tipo il testo. Ma io il testo non ce l'ho bello preciso come stava scritto lì sulla ricetta. Ovvero largo e profondo. Quindi io ho pensato, grazie mille Chris e Francesca, ho pensato di prendere una bella. Un bel tegame come questo e lo metto dentro al posto del testo perché non c'ho altro dentro casa, non c'ho altro, quindi mi arrangio. Quindi prendo il burro. Non sei buono a cucinare. Grazie, Audax. Grazie. Te sarai buono invece a cucinare. Oh. Cucinerai tutti i giorni o ti fai preparare la pappa da tua madre? Qua. Grazie Lupen92. Ciao Angelo, ciao Angalo. Ciao Derino, Derino TV, ciao bello. Grazie mille anche alle schede della sub, 37 mesi di resub. Gino Lavapiatti, grazie mille, ritorno dopo anni. Grande Gino! La pesca o la pesca? Grazie mille, 80, 89, grazie.
Sono Puff, Daddy, l'appuntamento con il bambino sabato è confermato. Eh? Cazzo stai a di? Grazie Nicolas, 13 mesi di resub. Allora, qua stiamo imburrando per bene il testo. Bello imburrato. Oh. Non so come va imburrato questo, però non diventa liquido. Non diventa liquido. Con le mani si scalda più o meno, però non è proprio. Ce n'è avanzato un po'. Allora, va bene così? Va bene così? O un po' meglio, devo dargli un po' meglio. Grazie, grazie Ongalo! Grazie Nicola M! Grazie delle rose! Grazie Teofan. Allora. Anche troppo, ok. Non so se va bene o meno, però abbondante burro imburrato. Grazie, grazie mille. Allora, e questo che ci faccio? Lo butto via. Grazie, grazie mille a tutti delle rose, grazie. Mi state a sturare un orecchio, però grazie. Zio Piero, sei un disadattato, lo sai? Te l'ha mai detto nessuno? Che sei un disadattato? Te l'ha mai detto nessuno che sei un disadattato? Che non sai stare al mondo? Non dico che fai schifo, però dico che sei un disadattato. Schifo no, perché tutti sono belli. Però sei un disadattato. Allora, qua. Fammi levare la parola bestemmione dalla chat. Lo sugo? Tutto pronto, ragazzi. Sugo pronto, bello preciso. Adesso ce lo metti. Grazie mille Andrea Serinelli, 30 euro. Grazie mille pure a Derino TV, grazie mille alle schere, 37 mesi, grazie mille Gino Lavapiatti, a tutti i beat su TikTok, Peppino, Davide Bicinielli, Ongalo, 11 rose, ciao belli, grazie mille a tutti, ciao belli. Dai dai, arriviamo a 10.000 follower, ci se la fa? Ah, non lo so, ho aperto l'account da un paio di settimane, ma la vedo dura, secondo me. Tra poco mi banneranno pure sto profilo. Sto cercando di essere più safe possibile, però la vedo dura. Oh la Madonna! Grazie, Joely! Allora, qua c'è un bel profumino, però, che sta andando. Mi faccio. Cadiavola! Ongalo! 10 ro 20 rose! Oh, senti qua che bello rumorino! Ma voi su TikTok sentite bene? Guarda, guarda. Safe a case. Eh sì. Guarda un po', il sale ce l'ho messo già, credo. Guarda un po'. Guarda là, e su! 56 rose, grazie 36, grazie la rosa Luigi. Oh, ma chi è che sta a suonare il citofono? Ma qua su TikTok mi spiegate come funziona il citofono? Che io non ho capito. Ma c'è sto citofono che suona, grazie Luigi. Inquadrazione. Ti piace l'inquadratura così immobile? Comunque, ci mettiamo sale sulla pasta, sale sull'acqua della pasta. Sale sull'acqua della pasta è importante, sale iodato. Non è quello marino, quello è sale normale, sale iodato. Perfetto, ci mettiamo pure un po' di pasta, maccheroni mancini, pastificio agricolo, non so che roba sia, però dovrebbe essere buono, grazie il bomber!
Grazie, Monster Corrado. Grazie mille a tutti. Zia, apri. Ci vado con i denti, ma ho visto da quando ho scaricato TikTok, ho visto che c'è uno che con i denti così, andava così con i denti, si è staccato un dente. C'ho una paura. Grazie a tutti delle donazioni comunque, delle rose. Grazie. Allora, assaggia il sugo e vedi se è acido o meno. Il sugo abbassalo troppo alto, giralo. Sì, hai ragione. Hai ragione, lo devo abbassare un po'. No, ma mi sa che è pronto. È pronto, dite? Lo assaggiamo? Boh. Lo assaggiamo, vediamo com'è venuto? Ci trascuri qua in chat su Twitch. Non è vero, cerco di leggere tutti e due. Cerco di leggere sia TikTok che Twitch. Sto cercando di leggere tutti e due, ragazzi, scusatemi. C'ho due chat, non è più una chat sola, ma sono due chat ed è difficilissimo. Sì, lo so, Andrea, grazie mille dei 5 euro. Perché su TikTok ci stanno pure le rose. Vengo sul sito Viola, grande. Ah, vabbè, ma che me ne frega a me, io posso di Twitch, quello che mi pare. Ragazzi, a me non mi interessa, io faccio TikTok perché mi piace, perché me non è un lavoro. Faccio per passione TikTok. Me frega niente. Se voglio di Twitch dico Twitch, no sito Viola, ma che me ne frega a me, sito Viola. Venite sul sito Viola. Venite sul sito verde, sul sito arancione, ma che cazzo me ne frega a me. È una specialità, non potete capire quanto è buono. Non potete capire quanto è buono. È una specialità, No, no, è dolce. È preciso, preciso come deve essere. Preciso, buono. Mi piace. Ah. Qua, andiamo. Testo dentro. Vai, vai. Mettiamo un po' di pasta maccheroni dentro. Allora, questo è mezzo 350 grammi, però ne mettiamo un po' di meno. Ah. Ok. Li ho messi 4,50 più o meno. 4,50, sti cazzi, dai, la facciamo bella abbondante. Tanto poi dopo alla fine metto dentro, faccio strati, poi dopo chiudo sopra. Grazie mille e una madonna quanta gente su TikTok. Oh, ma che è stasera? Ma che è? Io pensavo di essere stato bannato su TikTok, invece no, oh, sta andando bene. Grazie, grazie. Oh, la madonna, guardala come sale. Ma sono bot? Ma sono bot? No, non credo che sono bot. Antonio, Mengo, Ongalo, Mengo. No, stanno a donare pure di brutto. Quanti ne siamo su Twitch, per curiosità? Siamo di più su TikTok o su Twitch? Per curiosità, Mille su Twitch e 800 su TikTok. Mi fa piacere. Grazie a tutti, grazie. Vabbè. Ma a me la cosa che interessa di più, ragazzi, non è crescere. Mi interessa intrattenere. Allora, andiamo avanti. Grazie delle rose, grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti. Allora, ma te ti amo. Grazie, Gorilla, ti amo pure io. Ti amo, balordo, grande. Allora, qua il sughetto è andato. Qua stiamo cucinando, bella al dente. Quindi, se il timballo deve essere bella al dente la pasta, me c'era scritto sulla ricetta. La ricetta c'era scritta bella al dente, quindi significa... Significa bella... Grazie, Fiore. Bella al dente. Sai che questa non so in quanto cuoce? Sette, nove minuti. E allora... Sette, nove minuti. Sette, nove minuti c'è scritto. Allora, al dente è tipo tre minuti, quattro.
3-4 minuti massimo. 3-4 minuti. Sì. 3-4 minuti. Quindi già dovrebbe essere pronta. Bella al dente. Ehi! Ai! Sono troppo al dente. Questa si spacca di dente, non è al dente. È dura come... Dura. Mamma mia. Da me ci si mette l'udito per vedere se... No, quello è Enrico. Allora, pangrattato nella pendola. Ma te mandate il link per la sub. Sta in chat, ci sta scritto... ci sta proprio in chat su Twitch il coso, il link, basta che tiri giù la tendina, ci sta un pulsantino dove ci sta il link e tutto. La Mancini non tiene la cottura, cacciale. Infatti... No, aspetta un altro po'. Allora, ci mettiamo il pan grattato dentro nel frattempo. Eccolo, pan grattato. Olè. Qua c'era scritto abbondante pan grattato. Io non so quanto. A guardare la foto mi sembra abbastanza. Qua. Vai. Vabbè, anche se esce un po' di fuori, che gli fa? Qua. Abbastanza pan grattato. Timballo napoletano. Yamma ya! Ok, io non sono del mestiere, però... si pesa. Oddio, si pesa. Ah, tu dici che lo devo lasciare dentro? Un po' dentro lo lascio? Lo lascio dentro... Lo lascio dentro un dito, tipo? Dite? Lo devo lasciare dentro? Un po'? Assaggia la pasta. Ah, la pasta! La pasta. Timballo. Quindi devo mettere la pasta dentro il sugo, no? Giusto? Oppure tipo sugo? No, la pasta dentro il sugo, credo. Sì. Pasta dentro il sugo. Fammi vedere se è pronta la pasta. Altrimenti... Beh, questo è proprio ardente, eh. Questo è bello ardente. Ah. Ce la faccio a saltarla? O faccio danno? Faccio il danno? C'ho una paura. Eh no, c'ho paura. C'ho la cucina. C'ho la cucina che l'abbiamo rispennellata da poco. Vabbè, sti cazzi. Appesa come un agnello. Mamma mia. Ok. Non so dove sta l'altra foglia d'alloro. Dove sta? Che non la vedo. Senti che profumino. No, ragazzi, c'è un profumo che inebria tutta quanta la cucina. Fa paura. Guarda qua. Bella. Mi piace. Allora. Perfetto, no, fidati, è al dente proprio, è dura, è al dente, precisa. Allora, la mozzarella, le foglie dell'ufficu, le foglie dell'ufficu addirittura. Grazie comunque Carab, Leo, Toxic, Francesco Glemma, grazie a tutti. Sì, Leo spacca, è una diretta.
Ciao Micauca. Ardente, sì. Falla un po' andare a fuoco basso, col sugo, magnatela così. Oh, sai che c'è? Non è male, eh. Anche così. È una cosa mondiale. Mondiale, una cosa che uno nemmeno immagina, è mondiale. Allora, poi se io ci metto dentro pure il parmigiano grattugiato e la mozzarella, dopo me ne fuori. Ok. Proviamo. Non buono, eh. Una meraviglia. Allora, iniziamo il timballo. Ci abbiamo qua il nostro testo. Ci mettiamo dentro un po' di pasta. Iniziamo a fare gli strati. Allora, mettiamo. Ah, aspetta, 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 aspetta. Prima il forno. Il forno è importante. Forno a 180. Il forno, sì, 180 gradi per 40 minuti, credo. Credo, eh? Sì. 180 per 40, ma noi facciamo una cottura un po' più veloce, 200 per un po' meno tempo. Allora, qua mettiamo la pasta dentro. Spero esca bene, eh? Facciamo tutti i strati, quindi mettiamo un piccolo strato. Ok, timballo alla napoletana. Uno strato ci abbiamo messo. Mettiamo un po' di mozzarella. Sì, adesso ve lo faccio vedere da sopra, se riesco. Ok. Scusate che è un po' storta, però. Ok. Qua ci metto. Ehi! Grazie, Francesco! Bella la parete, grazie. Ci mettiamo un po' di stracci di mozzarella. Belli precisi. Poi un po' di parmigiano. Come la cucina comanda. Anzi, come Matteo Ches comanda, altro che la cucina. Quindi, qua. Ci metto un po' di. Un po' di parmigiano e via. Poi altro strato di sta roba. Via. Bello. Poi un po' di mozzarelle. È una ricetta che non ho mai fatto in vita mia, eh. Quindi non un po' di dito che mi piace, cioè gli dà sapore il dito. Vai. Un po' di parmigiano. Grazie, Francesco! Mettiamo un bel po' di mozzarella, parmigiano come Matteo Ches comanda. Vai. Oh. Oh. Vai. Mi sono dimenticato qualcosa? Spero di no. Bello. Oh!
Non riesco a metterlo fino a su. Vabbè, che io fa se non è proprio fino a sopra? Che succede se non è chiuso fino a sopra? Niente. Allora. Bella. Bella, precisa qua. Allora, qua devo premere, giusto? Non so se si preme o meno, però io nel dubbio premo. Premo. E poi ci metto... No, la mozzarella no, sopra. Bello, buono. Altro parmigiano. E poi grattato. E via. Pan grattato e burro? No, l'uovo non dice l'uovo. La ricetta non dice che ci va l'uovo dentro. L'avevo letta prima. Allora, dice... Ok. Ok. Poi... Altro strato, altra mozzarella, formaggio e così via, terminati gli ingredienti, superficie, pan grattato. Ok. Pan grattato. Non sapevo se ci andava il... Non sapevo se ci andava il burro o meno. Ok. Non so quanto, ce ne va, però... Ok. Ma che ne so io quando ce ne metto? Ma che ne so? Io lo metto, ma che vada, me lo magno. Qua. Abbondante. Io abbondo. Oh, la ricetta dice abbondante. Un po' troppo? E allora via. Punto. Questo non è qua la porca puttana, ma questo è la porca puttana, è la segatura dello legno! Ma questa è la segatura, ma cos'è sta roba? Ma questo non è il pane, ma cos'è? Mamma mia, che cazzo, porca troia! Sabbia! Cadroia. Allora. Allora,
come cazzo glielo levano? C'era scritto abbondante, ma io ho abbondato. Ok. Scusate, mo mi metto l'occhiale, mo leggo, un attimo. Una paralisi. Allora, qua già abbiamo tutto. Ok. Va bene così? Abbondante. Ho abbondato. Va bene? Ci siamo? Che ho preso? No, è che c'ho. Farina di insetti! Ma ci potesse solo provarmi, padre, a metterci la farina di insetti. Poi dopo veramente gli faccio trovare la golfa sotto casa senza ruote. Allora. In forno per mezz'ora. In forno per mezz'ora. Ma che stai a scherzare? Oh, ma io ste robe rischio di soffocare io. Allora, fammi mettere qua un bel testo. No, pronto, pronto. Allora. Ci siamo. Ci siamo. Via. Adesso li tiro fuori, vediamo un po' se sono pronti. Oh. Vambo? Cucina su Twitch, le maratone estendibili col timer che è un sub 35 minuti, live Earl, se così le vuoi chiamare, però già le live Earl c'erano altri streamer che le facevano. Poi dopo sono uscite fuori le live con la cassa, che Omiatol è venuto su Twitch, ha fatto le live con la cassa, e allora lì pure io ho iniziato, quindi. Però i meriti non me li voglio prendere per quella roba lì. Ah. Grazie GC. Allora, bisogna girarlo. Vediamo un po'. Qua levo lo timer e la scritta. Vediamo un po' se è pronto. Allora, qua. Allora, dovrebbe essere tipo simile a questo. Simile. Simile perché già sono sicuro che scappa fuori una cagata di quelle terribili. Non so come si fa, eh. Non so come si fa. Io penso che devo prendere questo, poi lo giro dall'altra parte. Allora, penso io. Poi non c'ho idea. Qua. No, 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 fermati. Calla.
Allora, mo mi aspetto un attimo. Prima di tirarlo su. Prima di tirarlo su, aspetta un attimo che si fredda. Vabbè, non è un problema. Non è un problema, abbiamo recuperato. Come ho già detto, l'importante è il sapore. Mamma mia, il sapore è fenomenale. Sapore è fenomenale. Il sapore è fenomenale. È buono. Sapore mondiale, unico. Ma buonissimo. Grazie Cornelio! Grazie mille pure a Christian Novi e Scaramus e Musci! Grazie mille! Allora, qua. Oggi super live, raga. Poi aspetta un attimo, 10 minuti che si raffredda, poi lo taglio, lo tiro su. Via. Dite che è pronto per tira su o aspetta un attimo? Che paura! Grazie mille, Olli! Grazie dei mandi. Oggi non so quanti dei mandi ho fatto, boh. Grande ciata! Vai, vai, pronto. Pronto? Aspetta un attimo. Sarà pronto, dice? Grazie Playgame, grazie Marco Iacovozzi. Ciao bello, Iacovozzi, ciao bello. Ciao Arbanese. È pronta, dite? Tiro su? Tiro su? Io ci provo, eh. Sbatto la pentola? Ambo, sei pronto? Ma. Allora, se lo vedi da un lato è normale che te pare. Se lo vedi da sto lato qua è brutto, lo so. Però!
Se tu lo vedi da quest'altro lato, invece. Dio. Non voglio bestemmiare, porca puttana. Dio. Oddio. Paura, porca troia. Ah, se tu lo vedi qua fa schifo, ma se tu lo giri. Com'è? Se tu lo giri. Devo essere sincero, ragazzi. Mi piace. Allora, qua. Pulito tutto. Com'è? Mi piace? È una Madonna se mi piace! Guarda qua! Ve lo faccio vedere più da vicino. Oh, guarda qua! Però adesso viene la parte peggiore, la parte più difficile. L'assaggio. Bisogna assaggiarla adesso, sennò che fai? Non me lo via. Buona. Non male. Bisogna tagliarla. Allora. Non so come si taglia questo, se si taglia poi non lo so, però penso che prenda una bella padella, cioè una bella roba qui e via. Credo che si fa così, non lo so. Bella filante. E io purtroppo con l'abbellimenti non vado molto d'accordo, però col sapore penso ci siamo. Lo proviamo? Timballo, timbruto. Parmigiano per decorare? No, ma già ce ne sta parecchio di formaggio. Ah, bello. Gli assomiglia un po'?
paura, porco demonio! Grazie Mario, grazie Spike! Una Madonna, sei buono! Doveva raffreddare. Ah, ma mica c'ho. Ma che cazzo? Mica posso aspettare fino alle 2. Cioè, io c'ho altro da fare, ragazzi. Uno spettacolo, veramente. Valerie, lo vuoi provare? Vuoi venire domani per provarlo? Te lo faccio provare se vuoi. Stiamo insieme 2 orette. Massimo 2 ore però, perché dopo devo andare via. Se vuoi venire verso le 6 domani, te lo faccio assaggiare. No, è un'amica. No, è buono veramente, eh. Buono veramente. Fantastico. Fenomenale. Guarda, vi giuro. Ragazzi, io da quando ho iniziato a streamare, non. A me. Mi piace dilettarmi in ricette nuove, nuove sfide, nuove cose. Quando fa schifo lo dico. Quando è buono, insomma, bisogna dire che è buono. Certo, se uno si è visto tutto il procedimento, dice, ma che sta di sto scemo. Però diciamo che, dai, non è male. Di nulla Gianluca! Di nulla! A che ora vado a dormire? Verso le 7, le 8. Le 6. Dipende, se sto in compagnia. Se sto in dolce compagnia. Ma addormento subito. Ciao Vito. Anche tu c'hai la cunetta in testa. Grazie mi è piaciuta. No, è vero, Miki. Non sto scherzando. Da quando ho iniziato a fare lo streamer, c'ho tipo la fossetta qua sulla testa. C'ho tipo il cranio che ha fatto proprio una fossetta. Ci sta proprio una specie di fossetta sull'ucraino qua sopra. Ed è vero. Grazie, Cornelio. Chi è? Aspetta, che era qua? Non l'ho visto. Non mando i comandi. Impossibile. Allora, rifarei mai quel format dove prendevi gente a caso e li facevi parlare con femmine? Chris, mi sa che ti sbagli persona. Non sono Grimbaud. Non l'ho mai fatto. No, Danny, mi piace questo e via. Sei in live anche su Twitch, eh? Sì, Giulia. Sia su Twitch che su TikTok. Oh, l'intervista con Rocco, quella è una meraviglia. No, Chris, non credo. Ciao, Simone.
Ho trovato la ricetta su un sito di ricette campane. Stanno a crescere i capelli. Grazie, Dani. Ci mancherebbe pure. Che cazzo? Piano piano dovrà crescere sti capelli, no? Tu che dici? Piano piano. Oh, io prima mi ricordo, ragazzi, come ero prima. Ma vi ricordate come ero prima? Una libidine. Buono. Aspetta che arriva. Allora.